Pietrosanna Pizzazzi. Io non volevo intervenire, però poi sono stato trascinato un po' dalla situazione quando si è sentito interventi, perché mi sembra, questa è la mia impressione, perché lo scusa se non è così, un po' appesantendo quello che è il compito di questa tipologia. Appesantendo perché culturalmente qui sono presenti tante situazioni, molto diverse tra loro, alcune anche contrastanti. Allora, se vogliamo andare d'accordo in questo comitato, e dobbiamo andare d'accordo per il bene della Sardegna e per lottare contro il nucleare, dobbiamo mettere da parte le nostre cose, dobbiamo spogliarci, evitare commenti che possono urtare la sensibilità di chi è qui dentro. Quindi il rispetto massimo e assoluto di tutte le rappresentanze, signori. Non c'entra niente Cappellacci, non c'entra niente la provincia di Unitano che è di destra, eccetera, eccetera. Queste cose non si devono sentire, perché altrimenti stiamo partendo male, perché con queste battute non c'è nessun rispetto per tutte le rappresentanze. Perché è stata veramente una proposta operativa. Per quello che riguarda, posso esprimermi, posso dire che condivido pienamente alcune cose, tutto quanto in modo stringato ha detto Carta rappresentante dell'IRS, che tutto l'IRS si impegna, lo stesso farà il Partito Sardo, tutto il Partito Sardo si impegna. Il prossimo Consiglio nazionale sicuramente ci sarà presente l'istituzione per questo, perché deve essere impegnato il partito in tutte le sue sezioni, in tutte le province e in tutti i suoi rappresentanti di divisione. Dico di più, per quanto riguarda il problema economico, sappiate che il partito sardo è pronto a fare un piccolo sacrificio, limitatamente alle sue possibilità, però volentieri si impegna. Grazie.